Incredibile amici, buonasera, buonasera. Oggi vi portiamo in giro per Vienna, signori, cosa vedere, cosa mangiare, come muoversi, insomma, un po' tutto, vediamo. Se ti vuoi mangiare una bistecchina a Wiener Schnitzel, ci pensa Ciob. Vuoi farti un bagno nella piscina del fiume? Ci pensa Ciob. Non ti preoccupare, dai, e andiamo. Pasta e broccoli per te. Buongiorno dalla metropolitana di Vienna. Prima cosa, gli abbonamenti. Quindi questo? 48 ore, si tipo. Ok, 2. 41. 43. Pam, con uno schiocchio di dita. Siamo arrivati a Schönbrunn. Vero la... Residenza estiva. Noi il biglietto ce l'abbiamo già. Preso online, abbiamo preso... Abbiamo preso quello combinato con Hofburg, che è in centro, che sarebbe la residenza durante l'anno normale, no? Così risparmio. Mi dispiace amici, ma qui non potevi entrare. È una bella residenza estiva, dai. Allora, audioguida della nonna, che sembra il telefono no filming, quindi non so quanto riuscirò a filmare. Eravamo là, abbiamo visitato tutto. Carino. Appartamenti, robe varie, ovviamente non potevo filmare. Ragazzi. E questa qua è tutta Vienna. Giardino visto. E ora alla metro. Audio guida del telefono della nonna, e anche qua non so se si potrà filmare, quindi vediamo. Usciti anche gli appartamenti in centro, abbiamo visitati, carini, più o meno dicono le stesse cose sull'imperatore, invece su Sissi gli spiegano, c'è anche tutto il museo su Sissi eccetera, quindi ci sta, dai, alla fine ci sta. Ora pranzetto a casa con Mitch e poi viene con noi che diremo un po' il centro. Il bambino, siamo riposati, rifucillati, ritorniamo in centro a fare un giro per negozi, vedere un po' il centro. Dici, come vai in metropolitana? Tutto a posto? E dopo pranzo cosa fai? Non ti vieni a prendere una sacca? Aida, tutto rosa. Sì, nella terra della sacca non puoi prendere la sacca con la panna. 4,90€, fettina un po' piccolina, se devo essere sincero. Guarda, non è bella grossa. È un iced tea al strawberry. L'assaggio. Non sono assolutamente un esperto di pasticceria, però. Marmellata praticamente è inesistente. No, c'è. Beh, ma c'è, è sottilissimo. Ma non fa caso se c'è la marmellata dentro. Oh. Però è una mega torta al cioccolato, alla fine è buona, è buona. Però io la preferisco con molta marmellata perché c'è quel bilanciamento. Parlamento. Signori, sì, è piovuto. Sì, abbiamo preso un po' di acqua, ma stasera. No, della Wiener Schnitzel con birrone. Anche mi ha fatto il suo dovere. Tra l'altro, Jonas Stuber, questo ristorantino. Guardate. Wiener Schnitzel top. Patate un po' meno, ma perché secondo me è come le cuociono, esatto, nel loro olio in cui loro le friggono. E basta, dopo ci ha offerto pure il dolce, parlavano italiano, simpaticissimi e ci sta, onesto.
prezzi onesti per aver mangiato quello che abbiamo mangiato. Per essere a Vienna. Cosa si sono inventati questi qua? Buongiorno dal Prater, parco divertimenti di Vienna, più famoso. Oggi visitiamo questo, poi andiamo a vedere il quartiere ebraico, la casa di Mozart in cui è soggiornato qua a Vienna, e poi andiamo da Five Guys perché non ha mai provato. Praticamente questo Prater è un mega parco proprio attaccato a Vienna. Niente dentro a Vienna. In più c'è tutto questo parco divertimenti che è una specie di Gardaland, diciamo, fisso, sempre fisso qua, attaccato. Veramente, chiaramente adesso è mattina, quindi tutto chiuso, tutto spento. La fionda. Dai, facciamo questo. Calci in culo alto. Peccato è chiuso. Direzione Under Tessitus House. Questo Franz Xaver House e le alghe da mangiare. Abbiamo trovato l'attrazione principale. Dunque, qui ci troviamo a Hundertwasserhaus, scusate il tedesco, ma ecco. Pensate, è un complesso di case popolari costruite nel 1986. Si trova appunto a Vienna e l'artista ha voluto infondere allegria e gioia di vivere a questi 52 appartamenti. Ha reso queste case delle vere e proprie opere d'arte. Sono veramente assurdo da vedere tutti questi giochi con specchi, luci, colori, forme diverse. Veramente, veramente bello. Pure tutti i negozietti dei gift shop stavano tutti incastrati dentro questa struttura strana. Molto interessante, bello da vedere, ve lo consiglio. Signori, ecco la casa di Mozart a Vienna. Non entreremo da qua che abbiamo già visitato Salisburgo più di tutti. Andiamo a vedere l'orologio. Sì. Ancora niente. Dunque, praticamente questo orologio creato nel 1911. Passano delle figure davanti allo stemma di Vienna con vari personaggi di Vienna. E adesso Five Guys. Vedete che bello. Come promesso, Five Guys. Bacon hot dog. Riflessioni? Buona. Penne e broccoli. Vuoi dire? Maccheroni bolognese, quello è buono. Fusilli, tomato sauce. Guarda, se no. C'è la carbonara. Anna. Come mini wini. Buonasera signori. Dunque la situazione è questa. Dopo il Five Guys ci siamo fatto un po' di shopping per le vie di Vienna. Eravamo cotti, devastati. Infatti siamo tornati qua, abbiamo fatto spesa. Infatti vedrete un po' di clips. Niente, adesso ultima cena qui a Vienna con sughettino alla matriciana e le rotelle. E niente, domani si parte per Schlami. Torniamo nelle montagne dell'Austria. Questo vulcano che abbaia di sottofondo. Ci vediamo nel prossimo episodio tra le montagne dell'Austria. A Schlami.